se stessi gli altri, e poi però devono anche renderla possibile, seconda parte, senza rinnegarle. Vabbè, abbiamo avuto un sogno, volevamo fare un film con un grande attore, con una grande attrice, e poi no, non facciamo più niente, non lo facciamo il film, no, facciamo un bel video fatto bene, e non con un grande attore, con una grande attrice, ma un bel video fatto bene in cui proviamo ad inventarci qualcosa. Ecco, l'idea rimane, questo è il primo esempio che mi viene in mente, ma sono sicuro che tutti voi ne potete pensare un altro, che traina, un film sull'impegno, un film sulle piccole forme di impegno che si vedono ogni giorno in questi quattro comuni, per esempio, è una bella idea, con un grande attore, no, con tanti soldi, no, però non rinunciare all'idea, non rinunciare all'idea, oppure uno spettacolo in cui le persone si impegnano a farlo per altre persone che avrebbero piacere a vedere o a partecipare a uno spettacolo, una festa, in cui persone che in genere non vanno alle feste possono andare alla festa. Ah, ma è impossibile, poi è difficile, vogliamo fare una grande festa in una grande piazza con della musica di un certo tipo, eccetera eccetera, non ci si riesce, allora non si fa proprio niente. No, si mantiene l'idea e si prova a fare. Oppure vedete che se l'idea non regge, allora non si fa niente. Anche lì c'è sempre una terza soluzione, si può trovare un'altra idea con lo stesso spirito, che abbia tanti ingredienti che la prima idea c'era. Un po' come giocare con il Lego, no? La progettazione. Ci sono tanti pezzi, di smonti e di rimonti, un po' così, no?